aspetti altrettanto importanti che quelli della prima parte. Parlo in particolare della lotta alla mafia, ma anche di tutta la parte del titolo secondo relativa alla sicurezza e a tutte le azioni che sono state messe in campo. Io voglio parlare di qualcosa che forse vi stupirà, e è l'integrazione. In un momento in cui nel nostro paese ci sono 5 milioni di persone in povertà assoluta, di cui poco più del 32% sono stranieri, vorrei parlarvi di integrazione. Perché l'integrazione, quella vera, è quella che non ha fatto lo Stato per tanti anni, mentre ha creato il problema di dover fare l'integrazione sulle comunità locali. Per me gli stranieri, quelli che secondo voi per i leghisti sono brutti e cattivi, sono ragazzini come Navi, che è un bambino indiano che ha perso la mamma nel 2010 per una fuga di monossido di carbonio, assieme alla famiglia è stato aiutato dal comune e ora sta andando a scuola per diventare cuoco. È Ahmed, il pizzaiolo del paese egiziano, che è il primo dei commercianti disponibile a dare una mano nelle manifestazioni comunali. Ci sono tante persone che sono state aiutate, cittadini irregolari, che il comune, la parrocchia, i volontari, e così accade in tutti i comuni italiani, hanno aiutato in questi anni ad integrarsi. Voi parlate di integrare cittadini che hanno semplicemente fatto la richiesta di protezione internazionale, ma vi siete dimenticati di tutti gli altri. Parlate di integrare i minori stranieri non accompagnati, che noi comunque anche con questo decreto continueremo a aiutare, ma che non saranno più, grazie a un emendamento della maggioranza, a carico dei comuni, ma non avete mai parlato dell'integrazione dei figli dei cittadini stranieri regolari. Si sono fatti tanti sacrifici in questi anni, ma non perché loro abbiano più diritto di altri, ma perché hanno più difficoltà di altri nell'inserirsi nella nostra società. E allora la scuola, a cui mancano le ore degli insegnanti, degli assistenti educatori pagati dal comune e dagli insegnanti di sostegno che dovrebbero essere pagati dallo Stato ma che non sono sufficienti, nonostante questo con i fondi di diritto allo studio si aiutano anche i figli dei cittadini regolari, regolarmente residenti, che vanno a scuola da noi. Quindi i leghisti non sono quelli che odiano gli stranieri, sono semplicemente quelli che vogliono regole certe per far sì che anche questi stranieri, che hanno il diritto di stare qua e che per un motivo o per un altro sono stati in difficoltà perché magari hanno perso il lavoro, possono essere aiutati e hanno magari qualche diritto in più loro rispetto a quelli che semplicemente hanno fatto una richiesta di protezione internazionale. Voglio rivenire un attimo anche sulla questione della protezione umanitaria, perché a me piace approfondire le questioni e l'ho fatto durante i lavori di commissione. La protezione umanitaria è iniziata nel nostro paese nel 1998, quindi prima che venisse recepita la normativa europea della protezione sussidiaria, nata in Europa nel 2004 e recepita in Italia nel 2007. Ci sono dei criteri per cui la Corte di Cassazione, con una sentenza non di molto tempo fa, ma del 2011, ha stabilito che in alcuni casi dove lo straniero rischia, tornando nel suo paese, di essere soggetto a persecuzioni gravi, pena di morte, tortura, trattamenti inumani e degradanti, gli deve essere riconosciuta la protezione sussidiaria, non la protezione umanitaria. Questo perché ha più tutele e oltretutto gli permette anche di espatriare, cosa che molti dei richiedenti asilo in questo paese vogliono fare. In Italia la protezione umanitaria è stata utilizzata persino quando l'immigrato dimostrava di volersi integrare perché magari aveva fatto un corso di italiano o aveva fatto volontariato. Allora, il fatto di voler dimostrare di integrarsi non è un bonus, è una condizione indispensabile per poter rimanere in questo paese. E allora è normale che venga tolta la possibilità di restare in questo paese con un diniego, una revoca della richiesta di protezione internazionale quando un immigrato compie degli atti, dei reati gravi, come per esempio la violenza sessuale, il traffico di stupefacenti o le mutilazioni genitali femminili. E lo ritengo normale che non abbia la possibilità di stare qui.
perché noi l'abbiamo accolto e il minimo che può fare è almeno cercare di integrarsi con tutti gli aiuti del caso. E questo vale anche per la perdita della cittadinanza, perché così come il fatto di non costituire minaccia nei confronti dello Stato e di non macchiarsi di reati riconducibili al terrorismo sono condizioni senza le quali non si può ottenere la cittadinanza, non vedo perché noi non possiamo avere il diritto di togliere la cittadinanza a qualcuno che abbiamo accolto nel nostro paese, magari aiutato, e questa persona in cambio decide che ci odia e che ci vuole uccidere tutti. Non mi sembra una cosa così disumana. Tornando alla questione degli SPRAR, gli SPRAR d'ora in poi saranno riservati ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, e così a loro finalmente si riuscirà a creare per loro, per queste persone, un percorso più approfondito e più articolato che permetta veramente una vera integrazione, e queste saranno le persone che avranno il diritto di iscriversi all'anagrafe dei comuni nei registri dei residenti, perché queste persone vogliono integrarsi e vogliono rimanere sul nostro territorio e godere di tutti i benefici che l'iscrizione anagrafica permette a tutte queste persone. E ovviamente questo significa anche che i comuni d'ora in poi avranno anche più voce in capitolo per quanto riguarda l'accoglienza di persone straniere richiedenti asilo sui loro territori. Mi parlo in particolare della questione dei CAS, perché fino a poco tempo fa i comuni, oltre a dover mantenere i minori, oltre a dover fare l'integrazione, oltre a dover inventarsi qualsiasi cosa per far vivere in armonia le proprie comunità, non venivano nemmeno avvisati dalle prefetture dell'arrivo di richiedenti asilo. D'ora in poi, grazie a un nostro emendamento, non solo dovranno essere avvisati, ma dovranno anche dare un parere preventivo alla prefettura affinché si possa stabilire se il luogo in cui magari un privato che ha visto un guadagno facile nell'accoglienza ha deciso di ospitare le persone grazie al lavoro delle cooperative, dovrà garantire dei requisiti minimi di accoglienza che devono essere quelli validi per tutti gli esseri umani. Cooperative, oltretutto, che insieme a tutto il resto degli attori del sistema dell'accoglienza dovranno essere un po' più trasparenti, e questo è sempre un altro emendamento migliorativo che è stato fatto in commissione, più trasparenti per fare in modo che sia rendicontato tutto quello che viene utilizzato, soldi statali, pubblici, quindi dai cittadini, per l'accoglienza di questi richiedenti asilo. Io concludo semplicemente dicendo che sono orgogliosa di questo decreto, non solo di quello di cui ho parlato, ma di molti altri aspetti. E io mi auguro che sia l'inizio, perché questa non è la panacea di tutti i mali, c'è il problema dei rimpatri, si sta lavorando su altri fronti, il Ministero è molto attivo, anche se non è inserita questa cosa nel decreto. È un primo passo per garantire che ci siano delle regole certe, e poi sarà anche alla magistratura fare rispettare queste regole. C'è un'implementazione del numero delle commissioni territoriali per smaltire le oltre 100.000 domande di protezione internazionale che sono ancora pendenti, motivo per cui si è giustificata anche l'urgenza di questo decreto, perché è vero che gli sbarchi sono diminuiti dell'80%, ma è vero anche che ci sono ancora tantissime persone che aspettano una risposta, e chi ha veramente diritto deve avere ancora più diritto di prima di essere aiutato, e chi invece si è fatto sfruttare, ha perso soldi, ha indebitato la famiglia che magari è finita nelle mani della criminalità organizzata a casa sua, ha subito dei viaggi disumani, quelli sì, facendo arricchire dei criminali che fanno il traffico di esseri umani, magari d'accordo con altri criminali che sul territorio non aspettano altro che manodopera a basso costo. Ecco, queste persone devono sapere che se partono rischiano non solo di morire purtroppo, ma anche di finire in un sistema che non potrà più aiutarli se non ne hanno veramente il diritto. Grazie a tutti e buona giornata.